molto, molto in equilibrio, di magia, c'è un tocco di racconto fiabesco di quest'uomo che in realtà poi grandi qualità intuitive o artistiche non ne aveva, perché quello che riproduce, cioè un calligrafico, un estetico che però è un esteta nel riprodurre quello che hanno in realtà fatto gli altri, cioè, quindi interessante parlare di una figura così, insomma. Voglio dire, bisogna anche essere bravi a copiare nella vita. Così è. Nelle volte risolvono delle carriere. Sono innamorata di Akagi anche per questo motivo. Ecco, allora raccontaci com'è nata questa tua voglia di raccontare Akagi così dal punto di vista femminile. Esatto. Che in un ministero lavorava un impiegato, una persona poco interessante per la verità, era registratore di collegio e anche nell'aspetto era sciabbo, insignificante, ma il suo nome era Akagi, Akakievich Basmakin. È bello, no? Non si hanno notizie della sua infanzia e della sua adolescenza, quello che ha buttato alla scrivania. Sottile, piccolo, spalle curve, il viso di quel colore che si direbbe emorroidale. Avrebbe mangiato a casa perché il menù sarebbe stato sicuramente troppo scarso. Raggiungevano a cacchi, gli facevano cadere sulla testa pezzettini. Auguri a cacchi, auguri, auguri. Lasciatemi stare. Perché mi offendete? E c'era in quelle parole e nel modo in cui le pronunciava qualcosa di strano, come fosse l'eco della sofferenza dell'umanità intera. Ah, 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 signora O! Oh, ma com'è bella! Tonda, tonda, tonda! È un cerchio perfetto! Oh, no, se odio! Io mi perdo sempre tra tutte queste curve! Oh, la I! Una piccola I! Il segreto è tutto nel puntino, il volo è allineato perfettamente sopra la testa, ecco! Il pennino gli scivolava dalle mani sudate, persino le lettere. Non erano più le amiche di prima. Akagi passò un'intera mattinata dietro a un solo documento. Copiare! Era il lavoro giusto per lui. Da una donna, nel senso che comunque il racconto di Akagi lo risolve in terza persona, perché se lui non ha consapevolezza di quello che gli accade. A quel punto abbiamo virato, io e il regista, che è Paolo Ricchi, abbiamo virato molto sul fantastico di Gogol. E invece è semplicemente un'entità, un spirito, è davvero un extraterrestre, è l'umanità, non so, è qualcosa di diverso dall'essere di carne. E allora forse non è strano quel finale. È come se non avesse un peso, è come se non fosse veramente un essere umano. Un'esistenza. Un'esistenza, un simbolo, qualcosa comunque di extra umano e di magico. Ecco, questo era il senso in cui stiamo orientando appunto questo spettacolo. In realtà è proprio la prima parte. Quella che proprio lo introduce, parla di lui, è proprio all'inizio. A questo punto deve farsi un capotto nuovo perché è povero, ma è come se non avesse, cioè deve farsi questo capotto nuovo perché è logoro, poi stiamo parlando di San Pietroburgo, quindi credo vero, e questo capotto gli viene rubato mentre torna a casa.
E lui farà dei tentativi per riaverlo, cioè andrà dal poliziotto, poi andrà dal personaggio importante, andrà da tutte persone che lo tratteranno, per dirla in, a pesci in faccia, insomma. E in un secondo momento ci sarà un fantasma che girerà per Pietroburgo, che ruba i cappotti dalle spalle delle persone. Alla fine il fantasma incontra proprio la persona che più l'ha umiliato nel momento in cui cercava un aiuto da parte di un'autorità, insomma, per essere difeso fondamentalmente. Arriva, incrocia proprio questa persona, ruba il suo cappotto ed è fantasma, non si parla più. E poi c'è un finale che comunque è divertente, perché insomma pare che in realtà la Russia sia veramente piena di fantasmi. Ok. Quando ero piccola ero sgraziata. Non devi credermi. Te la sto dando a bere. Comunque per me erano le scarpe. Che la scuola di danza non si fa mica sempre per passione. Anzi, è la versione candy candy del riformatorio. Sono triste. Per questo mi conoscete, vero? Per una spremutina triste. Vi piace? Ve la sto dando a bere? Io non ho colpa. Il mio nome è l'insulto che fate alle ragazze cattive. Ma io non sono una ragazza. Sono una vacca. L'efficienza del corpo detta la legge della giungla. Cioè, io credo molto nella libertà di autodeterminarsi contro appunto i pregiudizi della società o quello che le leggi vogliono imporre, perché riguarda alla fine il corpo della donna, il corpo della persona. Però il fatto che questo personaggio voglia farlo non tanto per se stesso ma per punire la propria madre era l'idea che stava a base, insomma. Alla fine, più che l'aborto, la cosa importante di questo testo è il rapporto con la madre. Mamma diceva che non avrei mai trovato un uomo, solamente perché ogni tanto dimentico di mettermi un bel vestitino. Mamma è invidiosa, mamma è bugiarda, mamma pensa che non so fare nulla di importante, non so cucinare, non so spolettare. Sì, il discorso della vendetta è assimilabile alle figure appunto della tragedia greca. Una Medea uccide i figli per vendicarsi di Giasone. Per non parlare del cortocircuito tra causa ed effetto. Sì, anche perché qua fin dall'inizio lei sta praticamente facendo un discorso filosofico per discolparsi, quindi è una cosa che tecnicamente avrebbe già deciso di fare, ma poi fino all'ultimo non è veramente decisa, così come nella tragedia greca si sa come finirà, però nonostante tutto fino all'ultimo stai a sperare che finisca così, non so. È bastato che dicessi a quel tizio: non ti chiedo il numero, vedi tu come ci è stato. Il vitello viene strappato alla vacca appena nato, quando lei è ancora rincoglionita per via di tutte quelle mani e quelle punturine nel culo. Tu stai molto zitta, molto calma, ma soprattutto molto zitta! Mi sembrava più forte che ci fosse una madre fuori dalla porta che ti bussa, che sta lì magari sull'uscio senza entrare, piuttosto che entri e interagisca effettivamente. Sì, ok. No, volevo solo chiederti invece perché l'intervento della voce esterna è delle parti della bimba, della crescente. Il fatto che questa mamma l'avesse sempre costretta a essere qualcosa di altro da sé, quindi, che ne so, a fare danza classica per essere un po' più aggraziata e altro, abbia molto a che fare con il senso di inadeguatezza. Non me lo meritavo, mamma. Mi trovi sbagliata, mamma. Cosa non va, mamma? Mamma! È possibile forse che qualche volta crei un po' un rallentamento. Per me sarebbe ancora meglio se ci fosse un incalzare proprio d'attoriale, visto che è anche molto breve, quindi ed è molto pregnante, efficace. Dimmi. Perché in questo autodeterminarsi della protagonista, questo ruolo conflittuale che vive con la madre, ecco, in realtà nasce come un grande problema, una grande crisi dei giovani di oggi,
che affrontano il suicidio, perché anche un aborto generato così in una camera da letto senza un'assistenza è molto più facile che oltre alla morte del feto anche la ragazza non è che ne esce fuori incolume. Allora la domanda è questa, se vi siete posti appunto che il messaggio, no? Molti ragazzi anche su internet che si stanno suicidando dicono adesso io faccio così, poi vediamo, come nei giochi di simulazione, no? Dove molti cadono ma si rialzano e continuano a combattere. Nella vita non è così, se cadi perché muori non puoi poi risorgere e ricontinuare a combattere. Ecco, volevo chiedervi se avevate pensato a questo. Ci ha pensato? Di sviluppare maggiormente questo dettaglio, come cioè far capire anche ai giovani, no? Tu fai quel gesto, ma non è che sei come il personaggio del videogames che muori, risorgi e poi continui a combattere. Quando è finita, no? È intuibile che la ragazza ci rimane, che procurandosi un aborto con delle forbici, eccetera, non finisca bene, no? Cioè, per fargliela pagare alla madre, no? E molte volte questo accade nella crisi dei giovani di oggi, farla pagare a qualcuno, sì, e in realtà si privano della bellezza della vita, no? Di follia, perché è comunque insicura all'inizio, non sa bene se uccidere questo bambino o meno. Poi comunque gli interventi della madre, che continuano ad essere così ossessivi nei suoi confronti, in quel momento decide di fare questo gesto insano. Il rossore, ecco la vergogna. Vero pezzetto di ciccia? Vero manzetto mio? Sei tutto mio. Tu non devi avere una mamma. Le mamme fanno schifo e sono irrecuperabili. Sono meglio io che una mamma. Io non so!